È stata una settimana molto particolare, nella quale il nuovo decreto semplificazioni ha modificato ancora una volta il decreto rilancio e quindi le regole del Superbonus. Del decreto semplificazioni ti ho parlato martedì sera nell'edizione straordinaria di Superbonus 110% Ultime Notizie. E ancora più nel dettaglio nella live numero 177 di ieri. Ma è stata una settimana speciale anche perché abbiamo raggiunto il bellissimo traguardo dei 10.000 iscritti al nostro canale YouTube. Per festeggiare questo risultato abbiamo pensato a questo video, nel quale ti farò il punto della situazione del Superbonus. 8 mesi, 178 live e 10.000 iscritti dopo l'inizio della nostra avventura delle live dedicate al Superbonus. Sarà un video molto pratico nel quale cercherò di concentrare le informazioni più utili per aiutarti a raggiungere il tuo Superbonus. Per cui ti invito a vederlo fino in fondo. Se ti va, metti un bel like e partiamo. Ciao, sono l'ingegner Marcello Contu e per festeggiare i 10.000 iscritti sul nostro canale YouTube abbiamo deciso di concentrare in questo video le informazioni più utili per aiutarti a raggiungere il tuo Superbonus. Potrai quindi usarlo come guida per sopravvivere a questo quadro normativo in continua evoluzione. Prima di partire, permettimi un enorme ringraziamento a te e a tutti gli altri amici che ci seguono da mesi. Questo traguardo dei 10.000 iscritti ci riempie di orgoglio ed è merito delle visualizzazioni e delle condivisioni di ciascuno di voi. Dal 21 settembre 2020, giorno nel quale abbiamo iniziato l'avventura delle live, sono stati mesi molto intensi. Da un lato è stato un percorso bellissimo. Ogni giorno abbiamo oltre 200 persone connesse in diretta su YouTube e Facebook e alcune migliaia guardano le live nelle ore successive. Fra pochi giorni raggiungeremo il bel traguardo di 1 milione di visualizzazioni solo su YouTube. Come forse saprai, durante le live ti mostro la normativa e la commentiamo insieme. Rispondo a tante domande e dubbi. E questo perché credo nella condivisione delle informazioni e voglio che non ti senti mai abbandonato. Ci ricambiate con feedback eccezionali, con tanta stima e affetto. E devo dirti che tiro un sospiro di sollievo ogni volta che, con un'email o un messaggio privato, ci ringraziate perché le informazioni sentite in live vi hanno permesso di schivare una truffa. Ovviamente le live non hanno portato solo rose e fiori. Hanno anche attirato su me e il nostro team, soprattutto l'accusa di semplificare troppo. E questo perché abbiamo scelto di rendere comprensibili a tutti la normativa o gli argomenti tecnici di cui parliamo. Chi si lamenta sono spesso tecnici vecchia maniera, ai quali brucia che possiate avere una vostra opinione su argomenti tecnici e quindi smettere di pendere dalle loro labbra. Gli brucia che in tanti ormai conoscete la normativa meglio di loro e siete in grado di mettere in dubbio le loro scelte. Gli brucia che così, pezzo dopo pezzo, si sgretola quel potere che custodiscono da decenni. Ovviamente si tratta di piccole cose che non cambiano un bilancio super positivo, per cui continueremo a darvi supporto e a farlo gratis. Fatti i dovuti ringraziamenti, veniamo alla parte più pratica e operativa di questo video. Ho condensato in 5 punti le cose che devi assolutamente sapere per raggiungere il tuo Superbonus. 1. Partiamo con le attuali scadenze. Trascurando gli IACP di cui non ci occupiamo, a oggi, 4 giugno 2021, le scadenze sono fine 2021 per le abitazioni unifamiliari, mentre il recente decreto legge 59 del 6 maggio ha fissato i nuovi termini a fine 2022 per i condomini e fine 2022 per gli edifici unico proprietario fino a 4 appartamenti, a condizione che abbiano raggiunto il 60% dell'avanzamento del progetto al 30 giugno 2022. Il governo ha parlato tante volte di proroghe. Pare che ci sia la volontà trasversale di tutte le forze politiche di prorogare il Superbonus a tutto il 2023, ma al momento non dobbiamo farci illusioni. Chi ha un'abitazione unifamiliare dovrà aspettare fine luglio per sapere se la Comunità Europea confermerà la scadenza al 30 giugno 2022 inserita nel decreto rilancio dalla finanziaria 2021, la legge 178 del 30 dicembre 2020. Per avere la certezza su maggiori proroghe, il ministro dell'Economia e Finanze, Franco, ha detto che se ne parlerà nella finanziaria 2022, che uscirà a fine dicembre 2021. Quindi, purtroppo, lo Stato continua a lasciarci in questo quadro di incertezza. Le attuali scadenze mi danno lo spunto per introdurre un altro tema importante. 2. L'attuale situazione del mercato dell'edilizia. E te ne parlerò da 3 punti di vista. Il primo è quello dei prezzi. Stiamo assistendo a rialzi, probabilmente mai visti in precedenza, per tutti i materiali da costruzione impiegati nei progetti di Superbonus. Parlo degli isolanti e dei collanti
per l'equipaggiamento a cappotto, come dell'acciaio da cemento armato usato nei consolidamenti strutturali da Sisma Bonus. Quest'ultimo in particolare ha avuto un rialzo di oltre il 160%, per cui costa oltre 2,5 volte rispetto a qualche mese fa. Importanti rialzi si stanno avendo anche su tutti gli altri materiali, dalla raccorderia alle pompe di calore per gli impianti termici, ai pannelli fotovoltaici e alle batterie di accumulo. Questo sta creando enormi difficoltà alle aziende del settore, che spesso sono costrette a fare preventivi con validità una settimana per non rischiare di rimetterci. Un altro aspetto è l'allungamento dei tempi per la fornitura dei materiali. Certi fornitori di fotovoltaico stanno consegnando a 4 mesi dall'ordine, mentre è ormai comune dover aspettare 2-3 mesi per una fornitura di pannelli isolanti da cappotto. Terzo aspetto, stiamo tornando alla legge della giungla, alla legge del più forte. C'è una tale richiesta di materiali che spesso le aziende fornitrici stanno facendo saltare rapporti commerciali consolidati da anni. Per spiegarmi meglio, tra chi ha i soldi per pagare all'ordine e chi desidera un classico pagamento dilazionato a 60-90 giorni, il materiale viene dato a chi paga subito. Quindi chi ha le spalle larghe dal punto di vista finanziario prevarrà su chi magari è meno organizzato da questo punto di vista. 3. In questa situazione di mercato, come devi organizzarti per avere la certezza di ottenere il super bonus sulla tua casa? Dato che i tempi per i condomini sono più lunghi, un po' più comodi, mi rivolgo soprattutto a te. Se hai un'abitazione unifamiliare, villa, villetta, casa schiera e senti il fiato sul collo per l'avvicinarsi della scadenza del 31 dicembre 2021. Il mio suggerimento è: andiamo al sodo. Con una scadenza a neanche 7 mesi da ora, ti suggerisco di mettere via i sogni di gloria e lasciar perdere progetti troppo impegnativi, come demolizione e ricostruzione oppure interventi complessi di sostituzione del tetto o di coibentazione a cappotto su tutta la casa. In alternativa, prima di firmare il contratto con un'azienda, fatti mettere per iscritto che ultimeranno i lavori entro i termini di legge. Potresti iniziare da subito una riqualificazione energetica basata su soli interventi impiantistici, come il rifacimento dell'impianto di riscaldamento con un sistema in pompa di calore, l'installazione di un impianto fotovoltaico e delle batterie. Su un'abitazione unifamiliare si tratta di interventi che un'azienda strutturata realizza in 10 giorni lavorativi. Magari nel frattempo arriva luglio, confermano definitivamente la proroga e puoi aggiungere le coibentazioni o gli altri interventi che i tuoi tecnici ritengono necessari. Insomma, non prenderti rischi. Prima punta a obiettivi raggiungibili, poi cerca di portare a casa il risultato completo. Punto 4. Il decreto semplificazioni fa rientrare nel super bonus anche chi ha abusi o difformità? Beh, come ho spiegato nel dettaglio nel video di martedì scorso su CILA e decreto semplificazioni, lo trovi sul canale, nonostante i titoloni su tutti i giornali, a mio avviso il decreto 77 è più chiacchiere che sostanza. Per chi aveva la casa perfettamente a posto dal punto di vista urbanistico, il decreto semplificazioni non cambia nulla, potevi procedere già prima. Per chi ha piccoli o grandi abusi, i benefici sono praticamente ridicoli, ma mi spiego meglio. Il nuovo comma 13 ter dell'articolo 119 del decreto rilancio dice che gli interventi di super bonus, tranne quelli di demolizione e ricostruzione, sono delle manutenzioni straordinarie, realizzabili mediante CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata. Inoltre la presentazione della CILA non richiederebbe l'attestazione dello stato legittimo, che stava bloccando i progetti di super bonus. Purtroppo questo non è sempre vero, perché in tante regioni la modulistica CILA prevede che il cliente finale e il tecnico incaricato dichiarino di intervenire su un edificio perfettamente conforme, oppure, nel caso siano presenti abusi, li descrivano. E già questo crea una grande disparità tra cittadini. Se vivi in una delle regioni, diciamo, più permissive in termini di modulistica, non devi fare questa dichiarazione ed è vero che puoi procedere più spedito, mentre nelle regioni più severe devi stare molto attento a quello che dichiari. Il mio invito è: stai attento a quello che ti proporranno di firmare. Ci saranno infatti tecnici e aziende spregiudicati che, pur di far accelerare le pratiche, ti proporranno di firmare false dichiarazioni, ovviamente senza dirtelo. Prova a pensare, ti mettono davanti un modulo fatto di 18, 20, 25 pagine e tu devi semplicemente firmare, mica ti metti a leggere tutto. Inutile dire che non è una buona idea rischiare una denuncia penale pur di avere un'agevolazione fiscale, per quanto importante come super bonus. Inoltre, a seconda di come presenti la pratica in comune, aumenterà enormemente, esponenzialmente, il rischio di controlli e blocchi del cantiere. Allora, come devi comportarti se hai abusi o difformità edilizie? Beh, hai due strade, esattamente come prima. La prima è eliminare gli abusi. Avevi trasformato la tua cantina in taverna o cucina rustica?
la devi far tornare cantina. A quel punto procedi col super bonus. La seconda strada è la sanatoria. Se i tuoi tecnici ritengono che ci sono le condizioni per sanare gli abusi, parti quanto prima con un accertamento di conformità. In entrambi i casi potrai ottenere il super bonus e dormire sonni tranquilli. Quinto e ultimo suggerimento, rivolgiti sempre a professionisti di provata competenza. E lo dico sia per quanto riguarda i tecnici che per le imprese alle quali affiderai i lavori. Lascia perdere gli improvvisati, quelli che fino a ieri facevano tutt'altro. Esattamente come quando hai bisogno di un medico, rivolgiti agli specialisti. I tuoi tecnici dovranno essere professionisti che studiano ogni giorno la complessa normativa del super bonus e che si tengono aggiornati. Dovranno essere strutturati per gestire in modo adeguato il tuo progetto di super bonus, quindi ti direi di puntare a strutture più grosse, magari studi associati, dove sono presenti le varie professionalità necessarie per un progetto di super bonus: l'urbanista, il termotecnico e chi gestirà la complessa burocrazia. E infatti mia opinione è che un tecnico da solo, per quanto bravo, non possa avere in sé tutte le competenze necessarie per gestire il tuo progetto di super bonus. Lo stesso vale per le imprese. Stai alla larga dalle imprese neocostituite, perché nel 99% dei casi sono nate per speculare sul super bonus. Con la stessa velocità con la quale sono spuntate in questi mesi, spariranno appena finirà l'opportunità del super bonus, lasciandoti solo e senza le garanzie promesse. Spesso sono aziende costituite da imprenditori che facevano tutt'altro nella vita e, fiutata l'opportunità del super bonus, ci si sono buttati a capofitto. Anche se hanno grandi capitali alle spalle, i soldi non possono darti in tempo zero la professionalità che serve per affrontare in modo serio un progetto di super bonus. Spesso hanno venditori d'assalto, per cui ti invito a leggere con attenzione i contratti, anche quelle clausolette scritte più in piccolo, per scoprire se ti stanno dicendo la verità o te la stanno abbellendo. Infine, stai alla larga ad un'altra categoria di imprenditori, decisamente più pericolosi: quelli che già appartenevano al settore della riqualificazione energetica degli impianti, ma che hanno procurato enormi danni ai loro clienti negli anni scorsi. Sono riemersi dal passato personaggi discutibili, disonesti, plurifalliti, che spesso abbinano tecniche commerciali discutibili a metodi quasi mafiosi. Sono quelli che, dopo che hai firmato il contratto e dopo che gli hai dato un acconto, spariscono e, se gli chiedi a che punto è la tua pratica, arrivano alle minacce. Se hai avuto la sfortuna di imbatterti in uno di questi personaggi, scappa a gambe levate e, se si azzardano a minacciarti, denunciali a carabinieri o polizia. È l'unico modo di bloccare i loro misfatti. A questo punto la domanda che mi fanno solitamente è: sì, ma come posso scegliere con certezza chi farà bene il mio progetto e poi realizzare i lavori? Purtroppo non puoi arrivare alla certezza matematica, e per accorgerti che qualcosa non va dovresti avere una competenza tecnica che non si può improvvisare in qualche mese. Però posso ricordarti che per scegliere un buon ristorante non serve essere un cuoco, per scegliere un buon albergo non serve saperne gestirne uno. Può aiutare consultare le recensioni su portali come Booking o TripAdvisor. Non otterrai la certezza matematica, ma ti ci puoi certamente avvicinare. Allo stesso modo, chiedi informazioni su di loro, sui tecnici e le imprese, fruga su internet, scarica le visure camerali, chiedi di parlare con loro clienti o verifica se nei loro siti hanno testimonianze di clienti soddisfatti. Oggi abbiamo un accesso praticamente illimitato alle informazioni, è nostro dovere sfruttarlo. Come sempre, spero di esserti stato utile. Se ti è piaciuto questo video, metti like e commenta per farmi sapere cosa ne pensi. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, clicca sulla campanella per essere aggiornato quando pubblico un nuovo video e seguimi anche su pagina e gruppo Facebook Ingegner Marcello Conto. Se vuoi scoprire come accedere e sfruttare al massimo il super bonus 110%, guarda il webinar che ho preparato per te. Scoprirai anche la speciale garanzia che tutela al 100% le famiglie che si affideranno a noi. Trovi tutti i link in descrizione. Un caro abbraccio e a presto.